senti, te la senti di gettare il cuore oltre l'ostacolo e dirci che tempo farà domenica? Perché domenica, 1° maggio, è un giorno di festa per i lavoratori, diciamo così. Ma appunto, sì, nel territorio gubino, dopo 2 anni di assenza, tornano i ceri in città. È un giorno di festa. Te la senti di, insomma, buttare là una percentuale di probabilità? Allora, lo so che non si dovrebbe chiedere così a distanza, però dai, provaci. Poi, come ho spiegato più volte, dipende dalle situazioni. In questo caso qualcosina si può dire, nel senso che ci possiamo un pochino bilanciare per i prossimi giorni. Possiamo dire che, ecco, perturbazioni di una certa consistenza molto probabilmente fino almeno al 3-4 maggio non dovrebbero passare per i nostri lidi, diciamo. E quindi, ecco, al massimo domenica e lunedì potremo avere qualche annuvolamento pomeridiano, ma ecco, la possibilità che faccia qualche goccia sono veramente basse. Quindi, ecco, io direi che il fine settimana dovremmo avercelo buono. Sicuramente il sabato, la domenica, ecco, qualche minimo rischio in più, soprattutto dove ci sono i monti, dove l'orografia permette lo sviluppo maggiore di nubi cumuliformi, quindi ecco, di al limite qualche rovescio temporalesco, ma veramente, ripeto, il rischio è molto molto basso. Beh, quindi insomma, sarebbe più sfortuna che altro beccare proprio un dubbio nella giornata di domenica.